Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Persona 5 Royal. L'episodio scorso, praticamente, più che altro abbiamo continuato a portare su di stelle i nostri confidenti più con un livello più alto, diciamo. Abbiamo ottenuto il legame massimo con Futaba. Abbiamo risolto un problema che aveva Kawakami. Di quei due persone praticamente la ricattavano, in sostanza. Ora andiamo dalla. Niente, io confondo il re 1 con triangolo. Non chiedetemi come mai, ma mi viene da premere prima triangolo che il re 1. Vabbè, andiamo al quartiere luci rosse dalla veggente. Passiamo un po' di tempo con lei, anche se non salirà di livello, ma fa niente. Ok, accomodiamoci. Sì. Forse dovevi invitarla. Ok, siamo in un bel posto, forza. Che vista magnifica. Abbiamo i grattacieli sotto i nostri piedi. Questo non ti dà una sensazione di superiorità? Superiorità? Sì, forse l'ho letto a causa del complesso di inferiorità che ho perché vengo dalla campagna. Quando sono in strada, gli alti palazzi di Tokyo mi fanno sentire in prigione. Invece, quando guardo giù da qui, la città è grandissima, dimentico sempre quanto lo sia. Gli altri membri sono ancora intrappolati nel loro minuscolo mondo. Ecco perché devo aiutarli a capire che ci sono cose più importanti del destino. Dato che io l'ho capito, ho il dovere di aiutarli. Ok, devo fare qualcosa. Però mi immergerò nella sensazione di essere la sovrana di questa città. Lo farò al tuo fianco. E lo farò al tuo fianco. Passata una giornata bellissima. Ti ringrazio per il tuo continuo incoraggiamento. Che la luce ti guidi. Lampada Sky 3 mi ha dato. Forse c'è qualcosa per assicurarsi che Chihaya si diverta. Conoscendo Chihaya, credo che sarebbe da ricevere un regalo all'ultimo grido. All'ultimo grido. Forse le spille. Le spille. Non capisco le tue intenzioni, però lo accetterò, grazie mille. No. No, vabbè, non è rimasta impressionata, Panini. Su, cominciamo con la lezione. Avete compreso l'argomento della volta scorsa? Ah, ci dà del tempo libero. Ok, Usami è pregata di fregarsi subito in sala docenti. Ma tanto cosa faccio? Vabbè, studiate. I grimaldelli ne ho anche troppi. Cioè, ne ho tantissimi, va bene così. Ci è concesso del tempo libero. E se facessi dormi? Dormi. Beh, dormire è importante, per grazie alla tua età. Buon riposo. Ecco, dormiamo. Ecco. Ho sognato che io e Sojiro andavamo in montagna e guardavamo l'alba insieme, ma mi sento un po' più vicino a Sojiro. Ma dai. Ah, dormendo comunque creavamo legami. Ok. Comunque, grazie alla. Ok. Domani arriva la neve. Credete ci sarà una vera bufera? Chi lo sa? A Tokyo la neve è fitta, siede di rado. Prevedo forti nevicate, ma sarà bagnata, quindi non si poserà granché. Fonte un tizio in TV. Oh no, i miei fiori. Dovrei andare a controllare. Sono certa che staranno bene. Ma se ti serve una mano, ti aiuterò come posso. Certo, anche Ryuji può. Ehi, non puoi offrire un altro come volontario? Non che non lo farei, però se c'è un sollevatore grossi carichi faccio al caso suo, caso tuo. Da sollevare grossi carichi. In realtà se cadrà davvero così tanta neve, credi che avrà qualche effetto anche sul metaverso? Dobbiamo tenerlo a mente per i nostri piani per domani. Penso di sì, ma nel metaverso non dobbiamo fare più nulla, a meno che non ci sarà qualche richiesta. Improvvisa. C'è ancora tempo, sì. C'è ancora tempo. Che fai? Fa vedere.
Ryuji. Se salisse di livello, così andrebbe al massimo, non sarebbe male. Andiamo dalla veggente, diamo dei punti a Ryuji, vediamo se per caso, ma dubito. Fare una lettura. Ok. Ryuji. Ok. Ikimasu. Ok. Niente. Vabbè. Sumire a che livello era? Se no andiamo nel palazzo, dai. Che quanti giorni mancano? 9. Immagino che poi dovremmo aspettare appunto il giorno X, per il risveglio, come solita procedura. Fammi vedere. Dov'è Sumire? Che è Ryuji al 9, solo che ci vogliono due incontri per farlo salire. La Veginta all'8, ma vabbè. Kawakami all'8. Al 7. No, vabbè, Sumire non lo so. Comunque, dai, andiamo al palazzo, dai. Andiamo, infiltriamoci. Sì, dai. Però prima vado alla clinica, ma a parte che avevo già comprato un sacco di roba. Però aspetta, fammi vedere. No, si è rivelato utile, devo dire. Ok. Comprare qualcosa. Compra oggetti. Si è rivelato utile. Aspetta. Sì, questo ne ho 4, ma ne prendo un po' di unguento vitale. Sì. Guarda, quanti ne posso prendere? 99, ma 90. 200. Io posso prendere anche 90, quasi quasi. Ma sì. Tanto i soldi li ho. Questo rianima tutti. No, ma rianima tutti, non mi interessa. Questo è uguale, ma il nome è diverso. Boh. Va bene. No, va bene così. Questo ce l'ho, ne ho 40 di questi. Quindi direi che va bene così. Ok, siamo pronti, possiamo andare al ritrovo. Infiltriamoci, vediamo fin dove arriviamo e poi vediamo un po'. Infiltri nel palazzo. Ok, la squadra è sempre quella, benissimo, direi. Ah, va che ci sono i semi della bramosia, attenzione, attenzione. C'è qualcosa di rosso. Aspetta, mi dà fastidio. Che pensavo non ci fossero. Vabbè, tanto guardiamo. Qua, sì, è una la scala, ok, però mi dava fastidio. Ok, non sta porta niente. La... ok, qua. Ok, io direi corridoio, sala monitoraggio. In teoria adesso, essendo al livello massimo, anche le ombre dovrei buttarle giù come dei birilli. Penso, eh. Guardate, i cavi sono spariti. È una fortuna che abbiamo provato la console trovata in evento. Ora possiamo continuare. Muoviamoci. Hey.
Andiamo, senpai. Ok. Ah, non c'era niente. Fa vedere. Eh sì, vedi? È verde. Questo lo buttiamo. Lo buttiamo giù così. Oh. Ok. Ok. Anche te. Olè. Voglio vedere, va. Qua c'è qualcosa. Febbraio. Domani è il compleanno di Rumi. Incontrerò i suoi genitori. Mi tremano già le mani. Permetteranno a loro unica figlia di sposare un ricercatore di basso livello come me? Ecco, ora sono ancora più in ansia di prima. Quando ho detto a Rumi del mio nervosismo, ha riso di gusto e mi ha detto che penso troppo. Anche se non ha capito il problema, io adoro quella sua risata. Dubito che riuscirò a dormire in questo stato, ma devo comunque stendermi. Ultimamente la testa mi scoppia. Forse mi sto stressando troppo prima della tesi. Domani voglio davvero essere al meglio. So che in origine questo diario doveva raccogliere solo note di ricerca, ma ora spero di poterlo rileggere un giorno insieme a Rumi e provare nostalgia. È il diario di Maruki. Cosa sarà? Un diario? Così pare, a giudicare da quanto c'è scritto è probabile che appartenga a Maruki. Pare si sia appuntato varie cose riguardo al passato, ma questi sembrano solo frammenti. Neanche sembra avere un qualche significato. Non so se può tornarci utile per l'indagine, ma conserviamolo e vediamo se ne troviamo altri. Vediamo. Ok, quindi forse quando vedo sti fogli vuol dire che c'è un diario nelle vicinanze, forse. Ok, fa vedere. Corsa! Vabbè, si continua a livellare, ma non serve più praticamente. Che c'è? Ah, no, niente. Ok. Attenzione. Oppla. Cos'è che diceva? Non ho letto. Adesso guardiamo in giro. Ah, guarda, deve essere quella, Rumi. Vediamo se vado di qua. Qua si sale. Lì c'è uno scrigno. Salve. Vabbè, riserva piena, ok. Sì, avevo preso un po' di persone così a caso. Catena di perline, sì. Può tornare utile. Ah, un altro diario. 9 aprile. Non posso crederci, non voglio mai più rivedere i suoi genitori. Non so nemmeno se Rumi tornerà mai da me. Da quel giorno il suo cuore si è chiuso completamente. Cos'è successo? Cosa ha fatto Rumi per meritarsi tutto questo? Dovremmo davvero patire queste conseguenze all'infinito? Le mie emicranie vanno peggiorando. Sto persino iniziando a sentire delle cose. Ho forse un esaurimento? Non posso perdere la testa. Devo fare qualcosa per aiutare Rumi. Costi quel che costi. Ah, qua c'è un condotto. Aspetta. Però non abbiamo trovato appunto la mappa. Dove siamo qua? C'è uno scrigno. Ah, ok. Ok, la prima è chiuso, ho 15 grimandelli, direi che possiamo apparire di tutto e di più. Ah, a proposito, non ho... Aspetta. Ok, sì, fa pure. Non ho guardato... oggetti. Catena dell'invidia. E basta, usa una frusta, Sì. Per Ann, vediamo. No, è peggio. Catena pesante creata per impedire i movimenti. Ah, è simile all'altra, ok.
Questa da disperazione. Sì, no, no. Stiamo sull'attacco, va. Ok, il primo seme è nostro. Seme tristezza rosso. Ok, beh, non ho ancora usato gli SP, ma fa niente. Ok, qua siamo a posto. Ok, adesso guardiamo. Boh, c'è di qua. Aspetta, vediamo di qua. Ah, qua forse è chiuso. Ok, allora di qua per forza. Aspetta, Joker. Quella porta ha un blocco di sicurezza assurdo e non c'è nemmeno lo scanner. Diamo un'occhiata da vicino. Blocco di sicurezza attivo. Risponde alla seguente domanda di autenticazione. Cosa ha sacrificato Takuto Makuruki in cambio del potere di ricevere le cognizioni? Magico! Parlato, ma questo non è il problema. Che diavolo intende? Il Doc ha perso qualcosa, è un enigma? Ha perso Rumi. È chiaro. È una domanda di sicurezza, come quando ripristini una password. La risposta la sa solo una persona. È così che si finiscono per usare le informazioni personali come delle chiavi. Capisco, quindi ci servono informazioni sulla vita di Makuruki. Beh, il suo palazzo. Scommetto che cercando con cura troveremo gli indizi per rispondere. Ok, se il piano è questo, andiamo a caccia di indizi. Guarda, secondo me ha perso appunto Rumi, però magari c'è di più. Hopla. Aspetta, che io sono venuto da qua. Questo niente. Salve. Ok. Qua c'è un altro condotto. Cos'è questa stanza? Tutto il palazzo è piuttosto bizzarro, ma questa stanza ha qualcosa di ancora più strano. Un televisore a tubo catodico. Questo sì che è old school. Guardate, ha persino un videoregistratore integrato. Forse prima dobbiamo guardare un po' di TV? Ne dubito fortemente. A dire il vero potrebbe anche avere ragione. C'è un nastro vicino al registratore. Beh, pare non sia rimasta altra scelta che guardare la videocassetta, non trovate? Logicamente potrebbe anche trattarsi di una trappola. Guardiamo la registrazione. Non succede niente. Fa dei rumori strani, forse è rotto. Forse dobbiamo dargli un bel pugno. Meglio di no. È partito, in guardia ragazzi. Rumi, guai wa dou dai? Oggi come ti senti, Rumi? Gome, kyou wa tebura nan da. Scusa, sono venuto a mani vuote. Saikin isogashikute baito hairenakute sa. Sono stato molto occupato con la mia ricerca e non ho avuto tempo per cercare un lavoro part-time. Ma so da. Kondo kuru toki ni wa
花でも買ってくるよ。じゃあ、la prossima volta ti porterò dei fiori. 高校の時に行った花畑、君好きだったろ？ Ricordi quel campo fiorito dove andavamo sempre ai tempi del liceo? Piaceva tanto, vero? それともお菓子の方がいいかな？ Forse vuoi che ti porti qualche snack? 甘いのとしょっぱいのどっちがいい？ Preferisci qualcosa どっちも好きだよね？ di dolce o salato? Ti piacciono entrambi, lo so. 今日はね。Ah, ma lei... 君に報告もあるんだ。Sei in coma. Cioè, coma... Cioè, però sveglio. Cioè, gli occhi aperti, però sono... Non è presente. Ecco, dire il vero, ho delle novità. 一つは、僕の論文が完成したこと。Per prima cosa ho finito il mio saggio. L'altra è... 犯人が逮捕されたよ。もう大丈夫だ。Hanno catturato il colpevole, la polizia l'ha preso in custodia, non dovrai più preoccuparti. No, però è cosciente, cioè ha capito quello che gli ha detto Marucchi. Però non... Cioè un vegetale comunque, boh. Certo, questo non significa che sia tutto finito. Ma pare che le cose stiano andando per il verso giusto. 僕の認知科学はね、人の心の風景を知るための学問なんだ。La scienza psicognitiva studia come l'anima, il cuore delle persone determina la percezione. 人はそれぞれ自分の認知によって世界をいろんな形で捉えていて。Ciascuno di noi interpreta il mondo in modo diverso, in base alla propria cognizione. そのいわば認知世界に触れることができれば、In sostanza, si potesse accedere al mondo cognitivo di una persona. その人が現実で見ている景色さえ変えることができてしまう。Si potrebbe addirittura alterare il modo in cui quella persona vede la realtà in tanti modi diversi. そんな話をまとめたのが。È di questo che parla il mio saggio. で、前みたいによくわからないって言われちゃうかな。Ma guardami, come al solito mi lascio trascinare da questi discorsi. でも。僕の論文をすごく高く評価して興味を持ってくれた人がいてね。A ogni modo, ho conosciuto una persona convinta che la mia ricerca possa dare dei frutti. このまま話が進めば出資も頼めるかもしれない。Se tutto andrà come da programma, potrebbe addirittura finanziare il mio lavoro. そしたら僕はいよいよ認知科学を扱う科学者になれるんだ。A quel punto sarai il primo psiscienziato professionista al mondo. 僕は研究を犯罪の抑止に役立てたいと思ってるよ。Il mio obiettivo è mettere in pratica la mia ricerca e trovare un modo per fermare il crimine. 罪を犯してしまう人の多くは、この世界を歪んだ形で認知していることが多くてさ。Molti criminali a questo mondo si illudono al punto tale da vedere la realtà in maniera distorta. その認知を変えることができれば、罪を犯すのを未然に防ぐことができるんだ。Se potessi cambiare le loro cognizioni non concepirebbero più alcun pensiero criminale. そうすれば、二度とあんなことは起きないはずだから。Ha avuto un incidente. Se davvero ci riuscissi, quel che è successo a te non accadrà più a nessun altro. Però, boh. 僕は、voglio salvarti. いや、君だけじゃない。僕はこの認知科学で世の中すべてを救いたいんだ。No, non solo te. Voglio salvare il mondo intero grazie alla mia scienza psicognitiva. そうすることで、ご家族にも。Beh, almeno so che la tua famiglia lo apprezzerebbe. D'accordo. 僕だよ、ルミ。大丈夫？話せるかい？ Sono io, tutto ok. Riesci a parlare? Tutta la mia famiglia. Kazok. Otosa. Okasa. La mia famiglia, papà, mamma. No, vi prego, non mi lasciate. Lumi. Lumi. Dai, giù da cara. Uccide. Va tutto bene, sta calma. Ridatemi la mia mamma e il mio papà.
vuoi. Queste emicranie, dannazione. Non temere, ho chiamato aiuto. Credo si sia trattato di una crisi post-traumatica. Deve essere riemesso qualche ricordo dell'incidente a seguito di qualche stimolo visivo o verbale. Stimoli verbali. Mi spiace, Rumi, è tutta colpa mia. Dentro di me lo sapevo. Potrei porre fine a tutti i crimini di questo mondo, ma questo non ti darebbe la tua famiglia. Ciò di cui hai bisogno è essere liberata da quell'orribile tragedia. Ma come potrei fare? Cercami. Comunque un'entità lo ha contattato. Cos'è stato? Takuto, ti prego, fallo smettere. Voglio dimenticare. Dimenticare. Vorrei poter fare qualcosa per... Un momento. Alterando la cognizione di un soggetto, risvegliando il suo cuore, potrei eliminare i traumi. Devi trovarmi. Quindi in base a questa logica... Tutto quel dolore, il trauma di Rumi e quelli di chiunque altro possono essere cancellati. Cercami, sono colui che rende manifesto il pensiero stesso. Darò voce alla tua ira blasfema attraverso la realtà, così che insieme potremo cambiare il mondo. Avanti, invocami. Sì, d'accordo. Non mi importa chi sei, donami il tuo potere. Ti prego, aiutami a salvare la vita di Rumi. Cos'è stato? Rumi? Rumi, stai bene? Chi sei tu? Rumi, Rumi, sono io. Mi dispiace davvero, ma non so chi sei. Rumi? Rumi, che intendi dire? Sono appena stata operata, ho sempre avuto problemi di salute, fin dalla nascita. Perso i genitori da piccola, quindi ora vivo in campagna con i miei nonni. Da piccola? Masaka. Insomma. Rumi. Boku da yo. Non può essere, sono io. Sono io, Rumi, non ti ricordi di me? Mi dispiace tanto, ma non so di cosa stai parlando. Comunque, presto mi dimetteranno dopo quest'ultimo intervento. Non vedo l'ora di tornare dai miei nonni. Finalmente vedranno che sono guarita. Questo... E quindi anche tu sei stato cancellato. Davvero i suoi ricordi sono stati alterati?
Ma saka. Sacchi no koe ga. Un momento, quella voce era davvero. Ano, daijoubu desu ka? Tutto bene? Wakana. Sonna koto ga. È assurdo, com'è possibile che. Ah, ecco. Daijoubu da yo. Sou nan da ne. Non è niente, solo. Sono solo contento che stai meglio ora. Chiken no koto o wasureteru. Non ricorda nulla dell'incidente. Sore nara. Rumi wa. Quindi per Rumi. Tokoro de anata wa dou shite watashi no byoushitsu ni? Comunque, cosa ci fai nella mia stanza? Sore to watashi no namae wa. Come sai il mio nome? Oh. Vabbè, io. Boku wa. Gomen. Hitochigai dattanda. Ti chiedo scusa, ti ho scambiato per qualcun altro. Hitochigai? Un'altra persona. So. Boku ni. Sì, la mia. Boku ni. Onaji namae no koibito ga ite sa. Anche la mia fidanzata si chiama Rumi. So nan desu ka? Nanda ka ureshii desu ne. Davvero, che bella cosa. Già. Dou yara byoushitsu o machigaeshatta mitai da. Hontou ni gomen ne. Ho fatto un bel pasticcio sbagliando stanza. Scusa se ti ho disturbato. Ano. Konna koto yuu no wa hen desu kedo. So che potrebbe mata. So che potrebbe sembrarti strano da parte mia, ma se avrai voglia di vedermi di nuovo. Arigato. Kedo. Gomen ne. Grazie per l'offerta, ma mi spiace, non sarà possibile. Kore kara isogashiku narisou de sa. Mo aenai to mo. Nei prossimi tempi sarò molto occupato, non credo che potremo vederci ancora. So nan desu ka? Davvero? Koibito no kata wa. E la tua fidanzata? Boku no koibito wa. Lei è morta. Da kara mo koko ni wa konai. Per questo motivo che non verrò più. Come nasai? Mi spiace tanto. Hayaku yokunaru to ii ne. Spero che tu guarisca presto. Kitto mawari no hito mo sore o nozonderu kara. Sono sicuro che chi ti vuole bene spera la stessa cosa. E ha rinunciato a lei praticamente. Ima no Maruki sensei da yo ne. Quello era il dottor Maruki, vero? Ah, osoraku na. Sì, credo proprio di sì. Futuu ni kangaereba ima no wa Maruki no kako no kiyoku te koto ni naru ne. In base a quello che abbiamo visto, possiamo dedurre che su quel nastro ci fosse uno dei ricordi di Maruki. Sakki no onna no hito no kanji watashi no toki to onaji deshita. Le parole di quella donna verso la fine, come è proprio come è successo a me. Ninchi no kakikae. Dunque lui ha modificato la sua cognizione. Eizo no naka no kuchiburi kara itte jibun no nouryoku ni hajimete mezameta toki no mono. A giudicare da quel che diceva nel filmato, deve essere successo quando la sua abilità si è risvegliata. È possibile che fosse proprio il dottor Maruki a volerci mostrare questo ricordo? No, non credo. Potrebbe semplicemente trattarsi di un vecchio ricordo che ha cercato di seppellire nel suo subconscio. Credo che questo sia. A ogni modo, non si tratta affatto di un ricordo qualsiasi, ma di un momento fondamentale per Maruki. Nel bene o nel male, pare che sia stato questo episodio a spingere Maruki verso il suo proposito. Dane. Hai ragione. Già. Sblocchiamo una porta. Aspetta. Qua non ero andato. Ah, era un vicolo cieco. Ah, ok. Però devo vedere un'altra stanza qua. La Madonna. Bella. Ok, c'è l'allarme, va bene. Ok. Che bello liberare la zona e poter guardare con calma.
Pane per l'anima 2 addirittura. Aspetta, qua c'è... c'è una porta chiusa. Ma basta, non... Beh, comunque le informazioni ce le abbiamo. Sì, c'era solo questo. Non mi sembra di vedere altro. Purtroppo non abbiamo la mappa completa. Cioè, non l'abbiamo trovata. Vabbè. Ok. Cosa ha sacrificato Takuto Maruki in cambio del potere di riscrivere le cognizioni? Grazie a quel video so la risposta. Dovresti saperla anche tu, giusto? Te l'onore. La sua ragazza. Sbloccato. Ok. Dai, ce l'abbiamo fatta. Aspetta. Ma cosa c'è? Cos'è questo? Ah, la mappa. Perché questa sia la mappa del palazzo. È dettagliata. Pare che abbiano ancora abbiamo ancora molta strada da fare. Laboratorio di ricerca psiconitiva di Maruki. Il palazzo è un laboratorio. Davvero non l'avevi ancora capito? Considerando il passato di Maruki e l'aspetto del palazzo, non era difficile dedurlo. Chiudi il becco, è un posto così assurdo che non aveva senso pensarci. Capisci, vero Leo? Parla per te. Davvero. L'aspetto di un palazzo dipende da ciò che il suo signore pensa di qualcuno o di qualcosa. Nel caso di Takuto Maruki, deve considerare lo stadio come un laboratorio. Sì, quella parte mi è chiara, ma di tutti i posti possibili, perché lo stadio? Oh, mi ricorda una cosa che ho sentito tempo fa. Prima dello stadio era prevista la costruzione di un laboratorio di ricerca. Avrà qualcosa a che fare con quella storia? È possibile, ma per ora dovremmo concentrarci sui progressi del palazzo, non sulle domande. Ah, forse quando gli hanno chiuso i fondi. Hanno chiuso i fondi, forse dovevano costruire un... Madonna, ci sono molti spazi aperti qui. Guardate dall'altro lato, c'è una porta, diamo un'occhiata. Ora non vi sembra una struttura di ricerca, tipo? Più andiamo avanti, più vediamo il palazzo per quello che è davvero. Continuiamo l'infiltrazione. Aspetta, ma... Si torna un attimo indietro. Perché pensavo questa... Questo è un ascensore, sì. Ma funziona? Ah, non funziona, ok. Ok, allora a posto. Possiamo andare di qua. Allora, aspetta, qua c'è una safe room. Sblocchiamola. Ok. E salvo. Ok. Così continuiamo l'infiltrazione. Qua si passa. Qua si passa. Lì c'è uno scrigno. Allora questa magari è chiusa. Infatti questa è chiusa. Qua che c'è lo spazio. Sto spazio qui. Non c'è un qualche rampino, no. No, guardo un attimo, ma no. No. Andiamo di qua. Cercatore. Okay. Perfetto. Ok. Sore, tesoro da. Perfetto, apriamo. Ok, ora la porta è sbloccata. Va bene. La chiocciola, andiamo su. Aspetta un secondo, Joker. Quella stanza emette un segnale unico rispetto alle altre. Potrebbe essere come la stanza dei video. Quindi ti dai un'occhiata, potrebbe contenere degli indizi. Sembra che non si possa aprire da questo lato, quindi dobbiamo seguire la strada lunga.
Sono d'accordo con Oracle. Magari non è la via più diretta per il tesoro, ma è già qualcosa. Per andare avanti il nostro obiettivo è quella stanza. Va bene, va bene. Devo fare un giro, un altro giro. Lo faremo. Aspetta. Ok. Qui c'è qualcosa. Anfratto misterioso. Non ho mai visto una cosa simile. Cosa fa? Sembra una specie di esperimento. Quanto vedo le manopole influenzano le luci colorate. Ma sembra che non dovremmo metterci mano per continuare. Quelle belle piante sugli scaffali crescono benone. Chissà come funziona il sistema. Ah, qui non posso fare nulla per il momento almeno. Ok. Ora andiamo di qua. Ok. Effetto vento, ma già... Ah no, lo assorbe. No, ma lasciamo che lo assorba, va, il vento. Ok. Ok. Aspetta, c'è qualche persona magari che deve salirmi di livello, no? Questo no. Questo no. Questo sì, ma non mi interessa. Questo non mi interessa. Magari questo. Ah, guarda. Ah, abbiamo preso questa. Questo. Questo. Oh, ok. No, ma teniamo questo. Ok. Così magari mi sale. Ok, giusto, sì. È proprio un giro lungo, eh. Qua c'è la scala a chiocciola, andiamo su. Comunque... Ah, c'è un seme? Dove? Aspetta. Comunque è molto bello sto palazzo, mi piace, devo dire. Ah, qua forse, però è chiuso. Sì, è lì. Ah, è sopra, ho capito dov'è. Visto, magari bisogna arrivarci, forse da sopra, da su. Adesso vediamo qua. Qui non c'è niente. Ah, dei documenti, attenzione. Allora, vediamo di eliminarli. Così posso girare in pace. Ok. Qui c'è un blocco. Aspetta, dei fogli. Qua. 23 agosto. Non ho ancora capito cos'era quella voce nella stanza di Rumi. Era il mio subconscio? O forse è assurdo che io scriva certe cose da scienziato? Però era forse qualche essere divino? Non ho modo di verificare queste ipotesi, ma a questo punto nemmeno importa più. Tutto ciò che so è che ho perso Rumi e ho ottenuto una strana abilità. E questa abilità sarà la mia chiave per il mondo cognitivo. Tengo questo potere e c'è in sé una missione. Devo portare avanti gli esperimenti per tutte le persone come Rumi. Devo sfidare questo mondo atroce e migliorarlo. Sì, ho capito cosa stanno cercando di fare. Alla prima, diciamo, domanda di Maruki, tu eri molto portato a rifiutare. Molto portato. Qua ti stanno facendo capire, stanno facendo pensare che forse Maruki, dopo tutto, per quanto magari
È brutale il cambiare obbligatoriamente la cognizione di tutti, ma è anche vero che così facendo non ci sono più criminali. Nessuno davvero non soffre più, sono tutti felici, però è comunque una realtà fittizia. Devo guardare in faccia la realtà, non rivedrò mai più Rumi. Se interagissi con... Madonna, mi sto impappinando. Se interagissi con lei, potrei svegliare i suoi ricordi e tutto il suo dolore emergerebbe. Forse Rumi non sentirei mai questa promessa, ma ti giuro, ti donerò una realtà migliore. Grazie infinite per tutto. Ma che incidente ha avuto? Coi genitori poi, boh, non so. Oh, guarda, un'altra di quelle porte, un dannato déjà vu. Cosa vuoi fare? Per ora potremmo dare un'occhiata, giusto? E se ci azzecco? Aspetta, no, vabbè, guardiamo il video. Allora, andiamo giù di qua. E da qua, ok, andiamo nella stanza. Aspetta un attimo, forse. Sì, andiamo nella stanza, mi sembra aperta. Ma se io vado su di qua? Sì. Ormai sono tutti alla nostra portata. Anche quella, aspetta. Ah, questo aveva Fafnir. Questo, non penso a te. Ok. Aumenta le chance di critico. E in effetti non mi interessa. Però. Ah, però lui è vero, lui usa carica. Allora forse sì. Guarda, rinunciamo al centro perfetto. Ok. Così, se aumenta le chance di critico, usa carica e usa l'attacco fisico, magari fa un bel danno. Apri. Ok. Vestito dorato. Vediamo. Non è questo, non è qua. O è più giù. No. Ha vestito dorato, magari per qualcun altro. Magari è femminile. Ok, è femminile. Un abito giallo a strati con il potere del vento. Aumenta l'agilità. Io glielo metterei. Ma Koto cosa aveva? Vestito da panzer. Ah, lei ha questo. Ah, vecchia calzamaglia, resistenza più uno. No, le metto vestito dorato e magari ad Ann. No, Ann va bene così, dai. Ok. Qua c'è... Ok, il rampino. Aspetta un attimo, però. Ah, qui è bloccato. Ok, allora sì, per forza. Dov'è? Qui c'è qualcosa, no? Qua c'è un condotto. Ma qui non posso, no, saltare, no. Siamo finiti. Ok. Sblocchiamo. No, dov'è? Qua. Ok. Qua c'è un altro robo. Un altro affare. Qua. Secondo me saranno importanti questi. Però qua mi sa che andiamo... Ah sì, guarda, questo si rompe. È il muro, il vetro. Oh no. Ok. Aperto. E il secondo è nostro, vai.
non ho praticamente combattuto. ma va bene lo stesso. Ok. Ok, no, la porta... Eh no, devo rifare il giro. Aspetta. Qua. No, qua sono salito. Di qua. Ok, adesso possiamo andare. Ok. Apriamo. Perfetto. Vediamo un altro ricordo. Un altro video come quello che abbiamo visto prima. Ieri scavare nel passato di qualcuno non mi fa impazzire, ma non abbiamo scelta. C'è l'unico modo per andare avanti e guardare, non possiamo fare altrimenti. Ah, questo qua è quello che avevamo incontrato, sì. Dannazione, mi incazzo solo a sentirne parlare. Ci avevi lavorato così tanto, che razza di problema avrebbero incontrato? Ho cercato di negoziare di persona con professori e investitori, ma non hanno voluto ascoltarmi. In mancanza di prove concrete, ricerche e fondi per la scienza psiconittiva verranno sospesi. Mi hanno detto semplicemente di metterci una pietra sopra. Perché proprio ora? La prima volta che hanno visto il progetto erano uno più entusiasta dell'altro. E il laboratorio di ricerca di Odaiba non hanno intenzione di continuare? Già. Maledizione, al diavolo le loro prove concrete. Come dovremmo fare a ottenere dei risultati se prima non possiamo svolgere la ricerca? Le vittime di trauma smetterebbero di soffrire se potessi modificare la loro cognizione. Chissà quante... Più arrabbiato, ma si è mai visto così. Chissà quante persone potrebbero essere salvate. I vantaggi sono più che evidenti, non lo capiscono? Quindi, pensi davvero che la mancanza di risultati sia il motivo che li ha spinti a chiudere tutto? Non ha il minimo senso per me. Se penso tutto il tempo ai soldi spesi, l'interruzione così improvvisa delle mie ricerche, ma secondo me c'è lo zampino di Shera, lo zampino di Shido. Perché se qualcuno che non fosse lui, appunto, sarebbe venuto a conoscenza del mondo psicognitivo, erano guai, erano molti guai per lui. Anche se questo fosse il risultato di una qualche cospirazione, cosa potrei farci? Non ho alcuna prova. Capisco. Dunque, ora cosa farai? Gli sponsor sono tirati indietro. Dubito che l'università ti lascerà usare ancora i suoi laboratori. Ho chiuso con quell'università. Non hanno più nulla da offrirmi. Cercherò lavoro altrove e intanto continuerò a sviluppare la mia ricerca. Alla fine riuscirò a dimostrare l'esistenza del mondo cognitivo e allora nessuno potrà lamentarsi. Giuro che lo farò.
Ora ne ho il potere, mi è costato la mia vita con te. Salverò tutti dal proprio dolore. Non mi importa quanto tempo ci vorrà. So solo che succederà. Questo era un altro dei ricordi del dottor Maruki? Sì, credo di sì, però sembrava un ricordo molto più recente del primo che abbiamo visto. La sua ricerca è stata sospesa. Dunque, dopo l'incidente con la sua ragazza, ha voluto usare la scienza psiconnettiva a scopi curativi. Tuttavia la sua ricerca è stata interrotta, così come la sua carriera. Restava solo la volontà di dimostrare la bontà della ricerca e usarla per salvare le persone. Il messaggio dei filmati che abbiamo trovato sembra essere questo. Forse era il suo sogno, usare la sua ricerca per salvare la gente. E allora che dite? Molliamo tutto e torniamo a casa? Non è un'opzione. Già, è così. Piuttosto credo che ci toccherà metterci tutto l'impegno possibile. Bene, direi che siamo tutti d'accordo. Ok, abbiamo trovato il secondo ricordo. Vediamo un po'. Possiamo aprire la porta adesso, che non mi ricordo dov'era. Ma prima andrei a salvare un attimo. Mi sto perdendo.